Siamo all'epilogo finale del torneo del Balgis Futsal, seconda edizione, stagione 2017-2018 tra il Bar Ruggi e il Centro Sportivo La Siepe, le squadre che arrivano fino in fondo in questa competizione. Numero 24 Alessandro Bulboa, che intanto parte proprio in questi istanti il match, interviene a chiudere la triangolazione, soprattutto Vernillo. La risposta adesso del Centro Sportivo La Siepe con la possibilità poi subito nel capovolgimento di fronte palla che si perde sul fondo. Bulboaga pronto alla battuta, la rincorsa, poi il tiro subito in spaccata, allontana Tonini all'indietro, dà prontamente a Raubo a gestire ancora Zullo il tiro, questa volta c'è la deviazione. Adesso Zullo ha provato, ha difficoltà, anche perché marcato bene, poi prova Viglietta, corregge in rete Vernillo, c'è il vantaggio del Bar Ruggi. Il tap-in vincente di Luigi Vernillo che porta in vantaggio il Bar Ruggi. Alessandro Bogdan alza il pallone verso la testa per Caracciolo, lo mette giù, poi lo gestisce ancora verso Bogdan, prova la soluzione, la risposta di Tonini, ancora poi Bulboaga dalla distanza sul pallone, prova, non riesce a correggere Bulboaga in rete. Bulboaga, Cristofoli ferma il pallone, attende l'inserimento di Raubo, viene avanti, poi il recupero di Kracium, fa tutto da solo, poi si accentra, colpisce, ma Tonini non si fa ingannare, poi subito rovesciamento di fronte con Raubo, cerca uno spazio, un pallone in mezzo, recuperato da Genovesi, sale anche Raubo, prova, Genovesi corregge a rete, c'è il raddoppio con la fiondata sotto la traversa che batte Karpiuk, Bar Ruggi 2, Centro Sportivo La Siepe 0. Sposta verso il centro, cerca Cristofori, lo trova, il pallone dando in mezzo con Raubo verso rete. Cristofori costretto a ripiegare all'indietro. Bulboaga, Kracium, la finta ancora con il corpo, libera Paturario. Bulboaga sopra la traversa. Natalizia sceglie per Raubo, e poi c'è il tiro di Natalizia con la correzione. Il gol del 3-0. Alza per Bulboaga, si gira, la finta con il corpo, finisce giù. Calcio di rigore. Kracium è il gol che prova a ridare coraggio al Centro Sportivo La Siepe, proprio sul fischio di Costanzo che comanda la fine del primo tempo. Viglietta prova ad andare anche a calciare, ci riesce, c'è la deviazione, fallo laterale soltanto per il Barruggi. Vernillo, così come nel primo tempo, è lui il primo a finire sul taccuino dei marcatori anche in questa ripresa. Poi Raubo si gira, prova a colpire, poi il tiro, il diagonale da parte di Viglietta, palla che lambisce il palo. Perde il pallone Raubo, lo recupera Kracium, sotto le gambe, beffa Tonini. Bulboaga, il gol del Centro Sportivo La Siepe. Palla in mezzo, dove Cristofoli subito ristabilisce le distanze. I gol in più del Barruggi nei confronti la squadra del Centro Sportivo La Siepe, adesso dalla distanza Cristofoli. Paturario si gira con il mancino, colpisce ma trova il palo. Bulboaga, Karpiuk, Bulboaga, Paturario. Bulboaga, palla in mezzo, arriva anche Kracium che corregge in rete la tensione, e adesso ci va comunque subito a ripartire, decisa Zullo.
Prova ad andare a correggere Vernillo. Ancora in rete, ma arriva anche Bulboaga, Bogdan. È lui che vuole colpire, è lui che colpisce, lo fa, ma la risposta di Tonini è pronta, è decisa. Paturariu, il gol intanto di Bulboaga. Perde il pallone intanto Raugo, poi lo riconquista, c'è il gol di Zullo. Ottima l'azione, Raubo, Viglietta, Paturariu, ma arriva il fischio finale. Il Bar Ruggi si aggiudica il finale di questa seconda edizione del Valgis Futsal nei confronti del centro sportivo La Siepe. Grazie. C'è forti prezzi, ma la cronaca. Mica solo questa fare foto.